Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera. Ma io faccio gli applausi a Thiago Motta, perché se l'è giocata bene, a viso aperto, se l'è giocata senza nessun tipo di remore, senza nessun tipo di paura, se l'è giocata bene. Primo tempo l'Inter ha fatto una bella partita, segnano i difensori, Bastoni che fa un cambio campo. La stoppa il giocatore dell'Inter, la dà all'altro giocatore, se ne va in profondità, cioè l'Inter gioca a calcio. Nuovo tempo l'Inter ha fatto bene, ha fatto molto bene, un bel calcio. Ma certo non la stiamo scoprendo ora. Però poi il Bologna nel secondo tempo ha pressato, ha pressato, ha pressato, ha creato delle occasioni, il portiere dell'Inter Sommer è stato bravo a parare e quindi magari il pareggio, no, magari no, sicuramente il pareggio sarebbe stato un risultato giustissimo. Però l'Inter vince, si ferma, viaggia, ribadisco, ai ritmi della Juventus di Conte, quella dei 102 punti, non si ferma. La testa poteva essere distratta dal fatto che ora vanno a incontrare una partita, vanno a fare una partita molto delicata, in un campo molto delicato, con un pubblico molto pesante, in quel di Madrid, al Wanda, quindi ci poteva stare anche perdere qua, ci poteva anche stare. E addirittura io pensavo che a qualche punto l'Inter a Bologna lo perdesse. E invece non si ferma, non si ferma. Ribadisco, soffrendo, ma è normale, soffrire ragazzi, ci sta. Ci sta, però ribadisco, Thiago Motta mi ha fatto una grandissima impressione. Veramente un allenatore che se la gioca. Ho visto il Bologna giocare bene, soprattutto il secondo tempo. Sa fare calcio Motta, veramente complimenti. Quindi non lo dico neanche per scaramanzia, per l'amor del cielo, perché voi lo sapete. Io sono sempre convinto che la Juventus alla fine riconfermerà questo screanzato, questo sciacqualattughe. Inzaghi invece vola, vola, vola. Poi si dice che anche l'anno dove tutto ti va bene e ci sta, e ci sta. Quindi, oh, magari se qualche juventino ora si offende perché sto facendo il video all'Inter, ragazzi, fatevene una ragione. Questi quest'anno sono più forti, stanno spaccando il campionato. Noi non abbiamo avuto neanche la forza e potevamo avere la forza di rimanere lì aggrappati anche. In un eventuale, ma ribadisco, ci poteva anche stare. Invece noi siamo crollati come delle pere secche, con squadrette di secondo ordine. Ma lo scudetto dell'Inter, ragazzi, è cucito addosso, tranquillamente. Ma per Allegri questo risultato va bene, perché poi è anche il culo, perché naturalmente le altre, quelle che dovrebbero arrivare quarte, perdono come il Bologna e Napoli pareggia, quindi per Allegri, è meglio così. Per Allegri, che l'Inter vinca e il Bologna perde. Tutto là. Non c'è niente da dire, ragazzi, non c'è niente da dire. L'Inter quest'anno, ribadisco, viaggia ai ritmi del record di Conte. E mi dispiacerebbe se lo eguagliasse o addirittura lo potrebbe forse anche battere. Perché con questo ritmo, senza Lautaro, in panchina, Tangione, facendo giocare sempre le riserve, alcune riserve, come Carlos Augusto, ma ha un impianto di gioco l'Inter, che ormai è collaudato e chiunque entri fa sempre bella figura. Vedi anche il difensore che ha fatto gol su una bellissima azione. Detto ciò ragazzi, vi saluto e vi abbraccio e sempre come sempre, massicci incazzati, fino alla fine, alle 8.